tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi è martedì e come mai avrete già capito, oggi è la giornata full di lezioni in università. Quindi penso di iniziare a vloggare sempre di martedì e mercoledì, così da farvi vedere una giornata all'università, magari un pasto che mi porto fuori, e il mercoledì il pasto che faccio a casa, così da dare un po' di diverse idee a tutti. Quindi oggi mi porto il pranzo. Ieri sera ho cucinato dei gamberoni, adesso faccio il couscous e poi completo il tutto con mezzo avocado, mezza scatola di ceci di quelle grandi e dei pomodori. Per me la combinazione avocado, ceci e pomodori è pazzesca e ve la consiglio caldamente. Per merenda, siccome solitamente la faccio verso le 4:30-5, a quell'ora ho lezione, quindi sono seduta in classe ad ascoltare il professore. L'ultima volta ci ha dato qualche minuto di pausa e sono riuscita a sgranocchiare una mela, però a me piace mangiare con molta calma e tranquillità e non l'ansia di dover finire per andare a lezione, quindi non me la sono tanto gustata. E allora per questa volta, memore dalla volta scorsa, mi porterò qualcosa da poter mangiare in classe mentre sono seduta. Una mela non è molto pratica, mentre ad esempio un altro frutto come la banana sarebbe molto più pratico. Però io oggi mi porto queste, che sono delle chips di mela, cui unici ingredienti sono mele e l'antiossidante come acido citrico, quindi sono totalmente naturali, ovviamente senza glutine, senza lattosio, dato per vegetariani e vegani. E queste me le ha regalate un mio amico, quindi non so bene dove le abbia prese, però non vedo l'ora di assaggiarle. Un pacchetto sono 40 grammi, decisamente una porzione di frutta. Queste le sgranocchierò mentre sono in classe, nella speranza di non essere notata dal professore. E insieme a queste, come merenda, prima di andare ad allenarmi alla fine, mi porterò delle noci del Brasile. Quindi basta, ormai la mia giornata l'avete capita come va, o come andrà. Io non ho nient'altro da dirvi, se non iniziamo questa giornata insieme. Ecco, una cosa che mi ero dimenticata di dirvi è che sono tornata domenica dal weekend a Padova, così che ho avuto tutto un giorno per riassettarmi e approcciarmi psicologicamente all'inizio della settimana, che per me inizia martedì con le lezioni. Per me è molto importante avere questo giorno di refocus, dove non arrivo sempre con l'acqua alla gola a magari arrivare la sera prima alle 9 e ricominciare alle 9 la mattina. Io voglio prendermela con calma e fare le cose con calma. Infatti ieri pomeriggio l'ho dedicato a fare la spesa, quindi vi lascio due clip delle spese che ho fatto, la prima all'Esselunga e la seconda al Lidl. Round 1, spesa all'Esselunga. Iniziamo con questi fiocchi di latte, che io guardo sempre i valori nutrizionali perché alcuni fiocchi di latte hanno 4 grammi di carboidrati, di cui 4 zuccheri, e invece alcuni come questo ne hanno 1. Questi sono quelli della Exquisia. Uova da allevamento all'aperto, perché mi hanno detto che anche quelle a terra sono magari in gabbia, invece qui c'è scritto che le galline sono libere di razzolare in spazi all'aperto. Come te, gatto, razzolano in spazi all'aperto. Non è vero, tutte in casa. Comunque, poi ho preso dell'albume, questi kiwi che erano in offerta, perché solitamente non prendo la frutta all'Esselunga. Poi ho preso il macinato, con cui ci faccio sia delle polpette che dei piatti unici con riso e verdure. Poi ho preso le patate dolci. So che avevo detto che non le avrei mai più riprese, però ho scoperto che non mi piacciono se lessate, perché sento che perdono tutto il loro gusto, in quanto poi bucherellandole proprio sembra che si annacquino. Invece fatte al microonde mantengono molto di più la loro consistenza e rimangono belle, dense e spugnose all'interno, quindi mantengono tutto il loro sapore. Quindi per questo ho ricominciato a ricomprarle e mi piacciono molto di più così. E poi, vabbè, ho preso il detersivo per i piatti, penso che non c'è bisogno di una spiegazione per questo. In tutto ho speso 22 euro, però ho preso anche la lettiera di Luna, che costa 6 euro. Quanto mi costi, gatto? E quindi più o meno possiamo dire che ho speso 18 euro per questo. Round 2, spesa al Lidl. Allora, come frutta e verdura ho preso della Bietacosta, che io adoro, dei pomodori, un avocado ancora duro come una roccia, il bellissimo cavolo romanesco, guarda che bello che è Luna, è bellissimo, cioè è tipo la perfezione della natura. Poi le purè di frutta per i miei pancake, ho trovato il gusto albicocca e pesca. Poi ho preso dei piselli fini surgelati, perché adesso ho cominciato a prenderli sempre surgelati, non più in scatola, e questi sono gli unici legumi che trovo surgelati, non so perché. Poi del latte senza lattosio, sia per Luna che per me, perché a me quello normale ha sempre fatto male sin da quando ero piccola.
del limone, succo di limone, 100% di Sicilia. Una tisana al finocchio perché il finocchio è molto indicato per combattere il gonfio addominale. 3 pacchi di quark, questo è il formaggio fresco quark magro, che come potete vedere ha un altro apporto di proteine rispetto a tutti gli altri macronutrienti. Della feta. E dell'immancabile parmigiano reggiano, che è diverso dal grana perché tra gli ingredienti ha solo latte, sale, caglio e non ha conservanti, mentre il grana sì. Tutto questo per la modica cifra di 20,59 euro, considerando che ho preso altre cose per la casa. Quindi più o meno ho speso lo stesso sia all'Esselunga che al Lidl, però al Lidl ho preso decisamente di più e ho preso frutta e verdura. Come avrete notato, non ho acquistato gli Sky Air Skier perché non c'erano più, sono finiti e sto ricevendo qualche messaggio un po' minatorio, un po' preoccupato di gente che mi dice che la Lidl li toglierà dal mercato. Allora, innanzitutto mi pare una cosa strana, in quanto comunque non è che sono appena arrivati sul mercato globale, ma sono appena arrivati sul mercato italiano. Quindi la Skier esiste da molto e l'avevo già provata ad Amsterdam, quindi non penso che possa fallire da un momento all'altro. Quello che penso è che la Faye abbia potuto fare un po' un attacco, creare delle lobby, del cartello, per cercare di spingerla via, perché obiettivamente nell'ultimo mese, secondo me, si è trovata la propria quota di mercato dello yogurt greco nettamente ridotta, se non persino dimezzata. Cioè, obiettivamente, sapendo che esiste questo yogurt greco al Lidl, chi cavolo compra più il Faye? Cioè, può essere fedele, io sono stata fedelissima per 4 anni, ma costa obiettivamente forse un terzo, ora non ho fatto i conti, però, cioè, è ovvio. Quindi l'unica cosa che può spingere fuori lo Skier dal mercato italiano è un attacco delle grandi aziende come la Faye, Danone o la Müller, che fanno gli yogurt greco. Quindi basta, dopo questa piccola lezione di economia, andiamo avanti. Ah, e mi sono anche dimenticata di dirvi, e giuro che poi la smetto, che il couscous, come molti sapranno, ha il glutine. Il couscous ha il glutine. Io compro quello senza glutine, questo qua, della Pedon, che è un couscous, vedi, segno, vedi, cioè, che è un couscous fatto interamente di mais. Bene, adesso penso di avervi detto tutto, ciao! Ho pensato di fare un voice over del mio allenamento chiamato pull, cioè dorso e bicipiti. Fatemi sapere se questa tipologia di commento al mio allenamento vi piace rispetto a quello che ho fatto finora di farvi vedere le immagini con un po' di musica e il nome dell'esercizio. Qui sto facendo delle trazioni, no, non le sto facendo da sola, ho quella fascia verde che è una banda per riuscire a farle assistite. Riesco a farne più o meno 5-6. Però lo scopo di questo è riuscire a farne fino al massimale, cioè fino a cedimento, spingere, tirarsi su, darsi lo slancio e al massimo farle negative, cioè salire e poi scendere molto lentamente in circa 4 secondi. Poi passo alla lat machine compresa larghezza spalle. Io solitamente ho sempre fatto la lat machine a presa larga, mentre questa devi praticamente prendere la sbarra proprio direttamente sopra le tue spalle e fare il movimento abbassando le spalle e cercando di tirare con i gomiti e non con le braccia. E lo so che è difficile da dire ed è una sensazione un po' strana, però quando ci si impegna e ci si concentra, ed è per questo che io chiudo gli occhi e cerco di concentrarmi sul movimento, è possibile e si fa. Ho notato che se carico troppo rischio di fare il movimento sbagliato e di coinvolgere troppo le braccia e quindi ho preferito tirare un peso relativamente più basso. Quando tiro giù cerco di inarcare, di avvicinare il petto alla sbarra. Cerco anche di tenere il movimento controllato e farlo relativamente piano e ponendoci tanta attenzione. Ultimo esercizio per il dorso è il rematore con bilanciere a 90 gradi. Qui è molto importante tenere sempre la schiena ritta e
anche questa volta tirare con i gomiti e cercare, quando si tira il bilanciere, di quasi stringerli verso il proprio corpo. Si sente lavorare davvero la parte interna della schiena. Poi passo ai bicipiti. Primo, i bicipiti ai cavi alti, un esercizio che io adoro perché mi sento e mi vedo davvero lavorare i muscoli. Ed è un esercizio in cui la concentrazione è chiave, perché è molto importante tenere le braccia dritte e non piegarle all'insù o all'ingiù, cioè tirare i gomiti in su e in giù, ma tenerli proprio paralleli al terreno. In questo esercizio ho notato che si coinvolgono molto di più i bicipiti se ogni ripetizione si stringono e si tiene in contrazione il bicipite per circa 3 secondi. Poi passo a fare i bicipiti su panca a 45 gradi. Di questo faccio un piramidale, cioè faccio 3 set e ogni volta che faccio un set diminuisco il peso, quindi faccio 8, 10, 12 ripetizioni diminuendo il peso. Parto con 8 kg e scendo a 6 e poi a miseri 4. Qui è sempre molto importante tenere il braccio dritto e non farlo ondeggiare, non andare indietro e nemmeno portarlo avanti nel momento del piegamento. Deve rimanere davvero fermo, immobile. E poi passo all'esercizio finale, che sono gli hammer curls alternati. Quindi invece di piegare le braccia tenendo i palmi verso l'alto, li faccio tenendo i palmi verso l'interno. È un altro modo di coinvolgere il bicipite ed è un esercizio che sinceramente adoro perché mi vedo le vene esplodere. Basta, questo è il core del mio workout di dorso e bicipiti. Nuovamente fatemi sapere se così commentato vi è piaciuto, se vi è stato utile e continuiamo con il video. Eccomi appena tornata da tutta questa giornata e mi sto preparando la cena, quindi se sentite del rumore di fornelli nel sottofondo è perché sto cucinando e mentre cucina vi parlo perché lo fai sempre, lo sai? Hai finito? Gratta? Sì, vabbè, ok. Comunque. E per questa cena mi preparo un piatto che non mi faccio da tantissimo tempo, che è il riso con verdure e macinato. Come verdure userò il cavolo romanesco e le carote. Prima di salutarvi e dirvi ci vediamo domani, voglio un attimo fermarmi a riflettere. Ormai sembra una cosa che faccio ogni video, ma vi giuro che non è programmato, cioè succede sempre qualcosa mentre sto vloggando, di cui mi preme alla fine parlarne e di cui voglio parlarne, perché poi, cioè, è una cosa che mi rimane tipo nel petto e questa specie di chiacchierata tra me e voi con la fotocamera mi fa rilasciare tutto e mi tranquillizza, quindi so che dopo che ne avrò parlato a voi, io sarò molto più tranquilla. Allora, l'argomento di questa settimana. No, scherzo. L'argomento è qualcosa che è nato sotto il mio ultimo post su Instagram, dove ho postato la foto della pasta che vi ho fatto vedere in uno dei vlog precedenti. E praticamente è nata tutta questa storia circa l'olio, ma comunque in generale, sul fatto che io sto attenta al fatto che un mio piatto sia composto da carboidrati, da proteine, da grassi. E che non ci devono essere più di una fonte di uno, più di una fonte dell'altro, più di una fonte di un'altra ancora. Allora, io noto che spesso si passa dalla parte opposta, dal avere paura di tutti i cibi, dal non mangiare, dall'avere un problema, si passa al doversi imporre di mangiare qualcosa. Cioè, io questo discorso dell'olio ne ho fin sopra i capelli. Ho spiegato la mia posizione su questo. Io condisco, se metto una fonte di grasso, non ne metto un'altra. Se voi pensate che ce ne sia bisogno nel riso con la feta, mettetelo. Io non impongo la mia dieta o il modo in cui mangio a nessuno. Io vi faccio vedere come vivo, come mangio, come mi alleno per avere il mio fisico e per vivere come fa stare bene a me. Se voi volete mettere l'olio, mettetelo. Ma questa cosa dell'imporselo perché mettere l'olio è normale. Beh, allora io non sono normale, ma ridefiniamo il normale. Cos'è il normale? È normale andare in palestra, allenarsi, mangiare sano? È normale non bere, non fumare? È normale avere un canale YouTube? No, non è normale, non lo fanno tutti. E quindi, secondo me, è normale quello che ti fa stare bene. È normale quello che ti fa piacere fare ed è normale vivere come tu vuoi ed è normale vivere nella tua normalità. Una cosa che io ho sempre odiato è vedere persone che mangiavano determinati alimenti, se lo imponevano perché era normale, perché
perché lo facevano tutti, perché gliel'aveva detto la nutrizionista, perché doveva essere fatto così. La normalità non è quello che fanno tutti, la normalità è essere felici con se stessi. Quando io mi sono avvicinata al mondo di Instagram, recovery, persone che erano malate di un disturbo alimentare che volevano guarire, loro lo facevano mangiando schifezze, mangiando merendine, mangiando la peggio roba, perché glielo diceva la nutrizionista, perché era normale. Io mi sono ribellata a questo perché ho detto, secondo me questo non è il modo di uscirne. Secondo me va bene concedersi quelle cose, ma non sempre, ma soprattutto non con l'idea è normale, allora devo farlo, perché era qualcosa che non mi faceva stare bene. Ho seguito la mia strada e mi dispiace dirlo, ma io ora sono qui. Mi si può dire che controllo il fatto che devo mettere tutti e tre i macronutrienti, che controllo chissà che cosa, però io adesso riguardo quegli account e loro sono ancora lì, sono ancora a odiarsi perché non hanno fatto ciò che per loro era normale, ma ciò che la società imponeva che era normale. Quindi niente, il mio messaggio, come al solito, non so nemmeno io dove volevo andare a parlare, ma il mio messaggio è: se volete davvero stare bene con voi stessi, fate ciò che vi sentite di fare, non integratevi alla società soltanto perché è normale, soltanto perché tutti lo fanno. Colui che seguirà davvero il suo istinto e farà quello che non è normale sarà davvero quello che arriverà lontano. Io quando ho iniziato YouTube mi giudicavano tutti, mi sentivo giudicata, mi sentivo dire che ero una sfigata, mi sentivo dire che non sarei mai arrivata da nessuna parte, mi sono sentita dire chi vuoi che guarderà mai i tuoi video? Ora siete 20.000 a guardarli. È poco, non è tantissimo, ma a me non mi interessa. Io sto bene e ve l'ho detto all'inizio, questa chiacchierata mi è servita a me. Magari è servita a una di voi, magari a due, magari a zero, però è servita a me. E per me questo è qualcosa che mi fa stare bene ed è normale. Che sia il cibo, che sia la vita, che sia qualunque cosa, non interessa. Fate quello che vi fa stare bene voi stessi. Bene, dopo questa altra perla di saggezza delle, non so, sulle 8:15, io mi appresto a cenare e ci vediamo domani. Aggiungete una spruzzata di limone a fine cottura. Fatelo. Buongiorno a tutti, ovviamente è mercoledì e mi sto apprestando per andare all'università. Purtroppo, siccome nella vita nulla va come premeditato, oggi rimarrò all'università dopo le lezioni, anche se ce l'ho soltanto la mattina perché devo fare un progetto di gruppo e quindi rimarremo lì tutto il giorno. Per questo mi sono preparata il pranzo. Ieri avevo bollito delle patate perché per cena volevo farmi il macinato a mo' di hamburger con le patate come contorno. Però ieri a pranzo un mio amico si era fatto il riso con il macinato e mi ha fatto venire voglia, sicché allora la sera sono arrivata e me lo sono cucinato. Per questo mi sono avanzate delle patate, che sono perfette per il pranzo che mi sono preparata oggi. Vi avevo promesso che vi avrei fatto vedere un pasto da portare all'università o al lavoro e un pasto da mangiare a casa, ma purtroppo non mi è possibile. Quindi oggi per pranzo mi sono fatta una frittata di cipolle, patate e piselli.
Praticamente ho prima fatto saltare in padella antiaderente le cipolle, poi ho aggiunto le patate, prima lessate, poi tagliate a cubetti, e le ho fatte saltare finché i bordi non hanno fatto la crosticina. Poi ho aggiunto i piselli che avevo precedentemente lessato, perché come sapete compro quelli surgelati, e ho fatto un po' saltare in padella. Spento il fuoco e l'ho lasciato un attimo raffreddare. A parte, in un piatto ciotola ho sbattuto due uova con del pepe e dell'aglio e del peperoncino, e ho aggiunto anche dell'albume. Invece di versare tutto in padella, ho fatto il contrario, ho versato il contenuto della padella nel piatto, ho fatto amalgamare bene con l'uovo e poi messo tutto in padella. Purtroppo non ho filmato gli ultimi istanti del versamento in padella perché mi si è scaricata la videocamera, però l'ho fatto. Adesso ve la faccio vedere perché è appena finita. In diretta allo spadellamento, Silvia rompe tutto. Dai, 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 dai. Yeah. Padella pulita, bene o male. Tornelli spenti, frittata, pronta. Io adoro la frittata di patate e cipolle. Con questo io concluderai questo video. Spero che vi sia piaciuto, spero che, anche se non vi sono state tante ricette interessanti, il commento del workout vi sia interessato. E noi ci vediamo a breve nel prossimo video, perché mi è arrivato uno o due pacchi che devo spacchettare e non vedo l'ora di farvi vedere tutte le cose nuove che mi sono arrivate.